siamo in studio. Allora, mi fate vedere le immagini che abbiamo preparato? Sono immagini che ci riportano indietro nel tempo, no? Indietro al 73-74. Erano gli anni in cui c'era una battaglia straordinaria in campo. Era la battaglia referendaria per l'abrogazione della legge sul divorzio. Ecco, le vedete le immagini, c'erano i cortei. Fu una battaglia fortissima. Alcuni leader politici usarono toni apocalittici. Non lui, non Giulio Andreotti, il quale pure disse cose, diciamo, piuttosto forti. Le disse qualche anno dopo, e forse abbiamo il filmato di Giulio Andreotti che negli anni 90 parla di quel referendum e dei danni che furono fatti con quel referendum. Fatemi sentire Giulio Andreotti. Il cittadino ha sfiducia non solo nello Stato ma nei valori. Se noi pensiamo al risultato avvilente per noi cattolici che hanno dato il referendum sul divorzio e sull'aborto, vediamo che c'è proprio da fare una evangelizzazione qui da noi, quello che forse qualche volta distrattamente pensavamo che fosse solo un'opera da terre di missione. Allora vi presento Stefano Andreotti, figlio Buonasera. Di Giulio, ben trovato. Grazie. E, Stefano Andreotti è qui per parlarci del buono cattivo e questo libro qui, racconto in realtà scritto da Andreotti, sì, proprio tra il 73 e il 74, in quegli anni lì, mai pubblicato. Mai. Poi sua sorella Serena, ultimogenita, sì, no? Sì, io sono il terzo e lei è l'ultima, la quarta. Lei è l'ultima. Lo ha ritrovato tra una marea di carte lasciate da mio padre aveva un archivio gigantesco che è stato donato quando ancora era in vita all'istituto Sturzo, e poi tantissime carte anche personali le avevamo a casa, e tra tutto questo mi piacerebbe guardare tra quelle carte, le può lei guardare, non lo può guarda. Sapere lei se vuole può andare a vederle, perché se è un invito sono consultabili all'istituto Sturzo, mia sorella cura queste carte. No, ma quelle private a casa, ma mi piacerebbe di più. Ma le faccio anche vedere, quelle. Non c'è problema. Allora, Giulio Andreotti è stato 7 volte Presidente del Consiglio, 21 volte Ministro in diversi dicasteri. Più o meno. Più o meno. Per 68 anni è stato Presidente in diverse assemblee legislative italiane, diciamo così, no? Sì. Beh, Presidente no, però è stato parlamentare. Parlamentare sicuramente, certo. È stato anche eurodeputato 2 volte. Certamente. Ha diretto 2 riviste. Adesso, concretezze, 30 io giorni. Le assicuro, mio papà, che è una persona meravigliosa, ha fatto molte meno cose. Ciò nonostante io il suo peso ce l'ho addosso. Quanto è pesante l'eredità di Giulio Andreotti? Guardi, pesante onestamente non... No, pesante nel senso che uno la sente, perché è una persona che ha fatto tante cose, no? E che ha anche concentrato su di sé tanti giudizi. Certamente, positivi e positivi, anche molto negativi. Positivi, ma anche negativi, no? Lo sappiamo bene e li abbiamo vissuti. No, dico quanto uno lo sente, ma, quanto guardi, uno la sente quella presenza. Certo, non è una vita normale, no? Avere essere una famiglia. Però penso che una delle cose che ci ha insegnato lui e si è imposto anche nella nostra educazione di vivere la vita più normale che si potesse fare, tant'è che noi abbiamo vissuto. Chi era più severo a casa? Sua mamma era cattivissima. La maresciallo, cattivissima. Chi è che l'aveva definita? Colonnella così? La chiamava colonnella. Mio padre era proprio l'assista, per cui ci faceva fare qualunque cosa, qualsiasi cosa chiedevamo, per lui era possibile farlo. Mamma invece aveva 4 figli, più o meno poi vicini. E quindi d'età. Era lei quella che doveva dare le regole. Lei dava le regole e le faceva rispettare. Ma è vero che gli dava le sigarette suo padre? Come no? Lui odiava il fumo, e il fumo, se sentiva in casa quando eravamo bambini un odore di fumo, si sentiva male. Quando abbiamo iniziato, io ho cominciato a fumare, avevo 13 anni, e lui ci comprava le sigarette con l'idea, tipo il proibizionismo, se uno ha la proibizione prende il vizio. Vedi? Però mm. poi il vizio l'abbiamo preso uguale. Aveva un figlio preferito suo padre? No, direi di no. Potrei dire o perlomeno io. Non lo dava a vedere, diciamo. Potrei dire io, però no. Però non è così. Da bambino lei ad un certo punto ha capito che suo padre non era soltanto Papa Giulio, era Giulio Andreotti? Beh, un po' sì, perché... L'ha capito presto, questo intendo, era insomma, beh, una cosa che si vedeva subito. Nella vita, subito. Così, anche a scuola, no? Si cominciava a vedere un pochino, però
Ripeto, abbiamo, io ho vissuto veramente... Cioè, con... il messaggio poi era, noi dobbiamo fare, beh, siamo, noi dobbiamo, siamo la famiglia nostra e facciamo la nostra siamo una vita. Famiglia, facciamo la nostra la vita. La domenica era... Beh, lui, diciamo, ha fatto una frequentazione fisso. Molto... come tempi molto ridotta, perché era sempre fuori casa. Usciva all'alba e quando poteva tornava a pranzo, ma spesso non tornava, la sera usciva. Però la domenica c'era il pranzo. Certamente, è un'abitudine che abbiamo conservato fino agli ultimi anni. E si mangiava? Si mangiava troppo, che mamma faceva antipasto primo, secondo, poi mamma di origine... Era proprio la domenica. E invece la domenica aveva, poi mamma di origine è di Bologna, e quindi tutti i piatti ravioli, proprio quelli... Cappellacci, ravioli... Cappelletti, so. Ravioli, giambonese... Senta, lei faceva politica al liceo? No, no. Niente. Cioè, mi sono occupato come se ne occupavano cioè. Tutti. Poi io ho fatto il liceo... Però siccome uno c'ha come papà, Giulio Andreotti... No, ma tenga conto che quando ho fatto io il liceo... Erano gli anni dove è iniziato proprio il 68, io sono diplomato al liceo al 70, quindi politica si faceva. E beh, era inevitabile, politica però diciamo, si faceva perché se ne parlava, essere. Era un argomento di conversazione se diffusa. Se vi ricorda i giorni del rapimento Moro, certo. come li viveste a casa? E mio si padre ricorda come era suo padre? Penso che è stato il momento dove mio padre ha avuto il maggior dolore della sua vita. Lo ha visto come un qualcosa di terrificante, di terribile, oltre al fatto che poi, e questo è venuto fuori negli anni a seguire, i brigatisti avevano, diciamo, qualcuno disse che fu scelto Moro perché l'alternativa era lui. Mio padre, e, sì. e mio padre viveva in centro, noi vivevamo in centro, Moro viveva qui a via Gradoli, quindi era più facile... Io bacio scappare. Di rado mia moglie, ma gli uomini, disse suo padre con riferimento a Totò Riina. Come la visse quell'accusa? Come l'avete vissuta voi figli? Sono stati anni difficili, molto difficili, e soprattutto nei primi tempi mio padre era distrutto, e perché era stata una grande ingiustizia. Io lo posso dire, io poi ho seguito con attenzione, a parte tutto quello che poteva essere il... quello che veniva fatto a casa, abbiamo cercato anche di stargli vicino, di parlare, di seguire tutta la vicenda, mi creda... È lei stata... non ha mai avuto un dubbio su suo padre, non parlo rispetto a questa storia, ma insomma il nome di suo padre è legato a tutti i più grandi misteri italiani. Il fatto che suo padre sia stato tanti anni in politica, non le è mai venuto un dubbio che qualche volta abbia potuto fare un compromesso? Ma compromessi certo, ne aveva fatti tanti no? Perché sì, un compromesso spinto, mettiamolo così. Ma un compromesso così. Illegale direi di no. Onestamente, non ha mai avuto un dubbio. No, lei non ho mai avuto dubbio, conoscendolo, parlandoci, vedendolo nella vita. La battuta vita che diceva a casa, lo so, Fabio, sto chiudendo, promesso, giuro, anzi, la battuta che faceva a casa più spesso me la dice? Perché sono famosi i suoi motti, no? Oddio, la battuta non lo so, ricorda. Potrebbe essere. Le battute le faceva un pochino su mamma. Quando, per esempio, una. Beh, su mamma, non so, faceva più che battute, magari dietro a mamma faceva delle ah, faceva l'imitazione. Sì, imitazioni, o poi quando era troppo severa faceva... Che uno dice Giulio Andreotti, capito? Allora, il buono cattivo, Giulio Andreotti, grazie per essere stato grazie con noi.